Un piccolo accenno triste ci ha lasciato il professor Paolo Brodi, col quale come Indipendenza e Costituzione abbiamo avuto una breve interlocuzione anche molto interessante. E tanti aspetti in comune, che è la cosa più importante, soprattutto la Costituzione. L'abbiamo detto, questo voto ha presentato a difesa della Costituzione quanto di più eterogeneo potesse esserci sulla nostra, nella nostra nazione. Quindi è da qui che dobbiamo ripartire. Se, come ha detto il professor Anderlini a Bologna l'altra sera, se la Costituzione è piaciuta tanto anche al di fuori dell'ambito che l'ha avuta come simbolo e riferimento, vuol dire che disegna una comunità, una nazione, si è detto, un modello di comunità, un modello di nazione che è valido per tutti gli italiani. Quindi, ovviamente, come è stato detto con piacere da chi mi ha preceduto, ripartiamo da lei. Ripartiamo da lei perché il nazionalismo è un tema molto complicato. È un tema complicato, ma se lo intendiamo costituzionale diventa democratico. Ecco che possiamo operare nella nostra comunità, nel nostro territorio, per darci la nostra organizzazione. La nostra comunità non è fatta solo da italiani, come alcuni magari non qui intendono. Noi abbiamo oggi il 5% della nostra popolazione che è di persone che sono venute da fuori, sono con noi e sono soggette al nostro modo di fare, cambiano il nostro modo di vivere e di organizzarci. Cosa c'è da fare? C'è da fare tanto, come diceva Marco, per far capire tante cose. Ecco, la cosa principale da fare è un enorme lavoro culturale. È stata distrutta la scuola. Fate insegnate ai ragazzi un po' di inglese, un po' di informatica e saranno moderni. No. Oggi viene chiesta, per fortuna, da un punto di vista del deserto nel quale viviamo, dall'industria che è rimasta italiana, per esempio alle facoltà di ingegneria, l'ingegnere meccanico. Perché io poi te lo assumo. Chiudi gli istituti tecnici. Perché chiudi l'istituto tecnico? Perché l'ingegnere meccanico è un dipendente del capitalista. Il ragazzo che è istituto tecnico aveva messo in piedi una fabbrichetta a fianco. Questo è importante. Cosa rimane da fare? Rimane da fare tantissimo. E tutto quello che c'è da fare, se lo prendiamo in considerazione, ci porta a una retroazione. Noi dobbiamo pensare, per esempio, perché escludere l'internazionalismo? No, assolutamente. Noi ci, come comunità italiana, come Stato italiano, come nazione italiana, ci riferiremo con tutti i paesi che abbiamo vicino a noi. Il modello di difesa, per esempio. Il modello di difesa è stato completamente cambiato rispetto alla Costituzione. Il modello di difesa, secondo noi, deve ritornare a operare sul territorio nazionale. Per esempio in occasione di terremoti, in occasione di gravi eventi. La scuola, l'abbiamo detto, l'università, l'abbiamo detto, molto importante il riferimento ultimo di Marco su una presa visione di quello che è oggi lo stato dell'economia. Noi abbiamo settori che ci è stato consigliato di abbandonare, un po' perché avevamo perso la Seconda Guerra Mondiale. Perché questi non possono essere riportati e rifatti? Ci toccherà di rivolgersi all'estero, dove queste tecnologie oramai sono. Dobbiamo farlo. Noi abbiamo nelle nostre catene produttive abbiamo perso alcuni pezzi. Ecco che un intervento statale deve riportare tutto il sistema economico a lavorare. Per l'agricoltura vale la stessa cosa. Il lavoro è effettivamente enorme. Sulla Costituzione abbiamo visto che c'è tanto. C'è tanto e ci guida e ci deve guidare. Direi che l'augurio è quello di ritrovarci il più possibile in una forma confederale, che è quella che ci lascia le nostre identità e ci consente di entrare ed uscire su tutte le questioni che sono sul tavolo. Le questioni sono tante, sono importanti, però sappiamo come farle.
abbiamo qualche secolo, forse qualche millennio di storia, ce la siamo sempre cavata. L'Italia penso che possa farcela anche questa volta. Grazie.